quante siano pericolosi per pericolosi migranti se non sospetti, diciamo, lungaggini su questo punto. Voglio ricordare che in questo il Comune dell'Aquila è stato in qualche modo, come dire, anticipatore, perché già il 2 marzo del 2011 ha fatto un decreto in questo senso, anche se di fatto non è partita la terza domanda, dopodiché chiudo, è per giungere a compimento delle aree a breve. Lo stesso Comune dell'Aquila, mi rivolgo verso l'architetto del Comune e l'architetto, nel giugno 2010 ha avviato quello che secondo me è stato un altro modo di pianificare, non essendo sul piano un master plan, si è immaginato di fare delle aree a breve che credo che fosse condivisa una struttura vecchia di missione. Ora, io conosco la vicenda di una di queste aree. Abbiamo tenuto buoni i proprietari delle case, abbiamo lavorato solo, anche se non c'era copertura, su quello che deve essere il progetto di riqualificazione di queste aree. È passato un anno e 2 mesi, non riusciamo ad andare, le persone stanno scalpitando e vogliono andare via da questi condomini. Allora, la trovo una strategia che forse potrebbe anche essere alternativa per la ricostruzione, purché insomma non vada oltre, altrimenti insomma l'esempio che bisognerebbe dare è andato a farsi. Grazie Marco. Presidente, prima di farle dare le risposte, buonasera, io volevo fare una domanda veloce che riguarda appunto i piani. Presidente, sono alle sue spalle, piacere, mi dispiace. Io colgo l'occasione perché noi come tanti cittadini seguiamo particolarmente anche questi dibattiti, chi dice una cosa, chi dice un'altra, e riguardo i piani di ricostruzione io sento, leggo, che spesso lei dice in poche parole, mi esprimo facilmente, ma quando lo date questo documento a che io possa apporre una firma? E ultimamente, dopo aver unito molti comuni, si è corretto e ha detto no, gli altri va bene, qualcuno sì, qualcuno no, mi rivolgo particolarmente alla Municipalità dell'Aquila. Anche questa sera lei ha usato un'espressione perché io possa dare l'intesa. Allora, noi abbiamo seguito anche tutto ciò che sta facendo il Comune dell'Aquila per quanto riguarda i piani di ricostruzione, i piani stralci, l'ambito A, B, C, a breve, l'asse, l'aggiunta dell'asse, e anche l'architetto Iacoboni che ci ha detto del piano del regolatore, quelli che possono seguire dentro il 70%. Quindi la mia domanda piccola oggi è questa: se ci fosse un consorzio nell'ambito di una di queste zone più vicine che comunque fanno parte dell'asse, della zona veloce che è stata stralciata da questa più massacrata, diciamo così, può il tecnico presentare il progetto e soprattutto può questo progetto essere sottoposto per l'approvazione e soprattutto, qualora fosse così, si può accedere ai finanziamenti oppure noi rischiamo che in mancanza di questa firma di intento, come sia, io non so se mi esprimo bene, a distanza di un anno, perché tanto ci vorrà, un incarico che viene dato oggi, l'ingegnere ha 6 mesi per la progettazione e poi in virtù della filiera accelerata, anche grazie mi sembra all'intervento che ho sentito dall'architetto Fontana, avrà 4 mesi, quindi significa che comunque sarà passato un anno. Non è che tra un anno si dirà al cittadino e no, non c'è la mia firma. Ecco, questa è la mia domanda piccola su un argomento così importante. Voglio dire, Presidente, la domanda che Maria Giulia ha fatto è stata oggetto di riflessione per ben 2 assemblee da parte nostra e abbiamo raccolto le opinioni là. Scusate, ci rendiamo conto che lunga e stancante la situazione. Adesso abbiamo messo insieme una serie di domande, diciamo, omogenee. Presidente, le lasciamo a lei, l'architetto Fontana, se ritiene di dover dare delle risposte, poi apriamo altri argomenti perché ne abbiamo tantissimi. Prego, Presidente. Io partirò dall'ultima perché è la domanda che io desidero tanto poter chiarire. Io mi posso pure sbagliare, ma spero, però vi porto dei documenti che lascerò affinché
capiate che non è una mia opinione, perché se fosse una mia opinione su un argomento così tecnico ciascuno potrebbe dire il contrario di tutto. Allora, noi abbiamo fatto inserire io e Massimo Cialente nel decreto legge 77, abbiamo fatto inserire nel momento della conversione in legge che ai sindaci spettasse il compito di fare i piani di ricostruzione. Lo sapete perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo detto, mai qua lo fa tutto il governo. Ok? Allora abbiamo fatto inserire questa normativa. Scusi, piano di ricostruzione. Ma abbiamo detto che cos'è il piano di ricostruzione? Non voglio adesso parlare in termini tecnici, non sono all'altezza di parlare in termini tecnici. Ciascuno c'ha, come il sindaco, c'ha l'architetto Jacobone, c'ha, io ho la struttura tecnica di missione. Il piano di ricostruzione è lo strumento che noi abbiamo voluto inserire lì, in maniera tale che i sindaci potessero mantenere il controllo delle scelte urbanistiche del centro storico, ma estendendolo anche alla riabilificazione, che è una cosa un po' un concetto più ampio, che ha a che vedere con l'economia, con il rilancio, che ha a che vedere con la difesa del territorio, che ha a che vedere con la mobilità, con le infrastrutture. Questa è la riabilificazione che noi pensavamo. E sapete a che cosa ci abbiamo agganciato qui? I soldi. Allora, questo è il verbale che io porto, che conoscono, del 7 giugno del 2011, dove abbiamo fatto venire, anche c'era, diciamo, noi, il Comune dell'Aquila, c'era il Ministero, Ministero dell'Economia, delle Finanze, del Bilancio, che sono adesso un ministero unico, ma sono più figure. E questo è il verbale che abbiamo voluto che fosse scritto, e dice: in tale sede, con riguardo alla ricostruzione e sviluppo del centro storico, il Ministero dell'Economia ha rappresentato la possibilità di prevedere una serie di misure volte ad agevolare la ripresa delle attività produttive presenti nelle aree in questione e l'ampliamento dell'accesso al finanziamento bancario agevolato a carico dello Stato destinato alla riparazione e ricostruzione degli immobili che finora non ha avuto un tiraggio auspicato. La premessa, firmato dal Ministero dell'Economia e da tutti gli altri, per l'adozione delle misure e la predisposizione dei piani di ricostruzione di cui è l'articolo 14,5 bis, che abbiamo fatto mettere noi sul decreto legge. In tal proposito sono state concordate le seguenti linee interpretative attuative, e io non mi muovo da queste, perché altrimenti per me c'è la Corte dei Conti, c'è la Galera, c'è il TAR e tutto quanto il resto. Sono concordate le seguenti linee interpretative, mi senta, perché lei può avere, chiunque di noi può avere un'opinione diversa, ma l'opinione diversa vale fino a che c'è qualcuno che ti dà ragione, e siccome quello che ti dà i soldi ti dà i soldi a certe condizioni, noi facciamo quello che ci dice quello che deve darci i soldi. Allora, che cosa dice il Ministero? Primo, sono state concordate significa che c'era pure il Comune dell'Aquila, c'ero pure io, quindi abbiamo concordato questo. La norma non esclude la possibilità per i sindaci di procedere alla ricostruzione per piani stralcio costituiti da singole aree o porzioni di aree anche in conformità al vigente PNG. B. I piani stralcio, qualunque piano stralcio, devono essere proceduti da un documento pianificatorio unitario. Qui ci sono gli architetti, ci sono i pianificatori, sanno che è meglio avere una visione generale su cui calare poi gli aspetti anche sommari e generali, su cui poi calare gli aspetti puntuali. Pure un politico, un dottore commercialista arriva a capire questo, che illustri l'assetto generale e gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione, sia accompagnato da una stima di massima dei costi, eccetera eccetera. Su tali piani stralcio va acquisita, ai sensi della norma, non ai sensi del parere di questo commissario che secondo qualcuno vorrebbe ritardare la ricostruzione, invece il suo successo dipende dalla velocità della ricostruzione, su tali piani stralcio va acquisita, ai sensi della norma che abbiamo voluto noi, vi ricordo, l'intesa del commissario delegato, tenuto conto che l'adozione deve avvenire in coerenza con le risorse finanziarie disponibili alla ricostruzione dei miei problemi. Attenzione adesso, una volta definito il fabbisogno
potranno essere esaminate le seguenti misure che noi stiamo chiedendo, noi, il Comune dell'Aquila, tutti coloro che vogliono bene a questa città, alla Regione Abruzzo e alla sua ricostruzione. Possiamo esaminare, dice il Ministro dell'Economia, dopo che avete fatto questo, che avete avuto voi che stava nella legge, l'ampliamento dei contributi pubblici per le seconde case e gli immobili ad uso produttivo, anche attraverso il ricorso al finanziamento bancario agevolato a carico dello Stato, previa modifica della normativa primaria sul punto, quindi sono disponibili a modificare la normativa primaria, possibilità di prevedere mutui a tasso agevolato per le eventuali spese residuali non integralmente coperte dall'intervento pubblico, purché seconde case ed immobili ad uso non abitativo siano resi disponibili per le reali esigenze abitative e produttive, se le affittate, faccio un esempio, possibilità da parte del Comune, anche su base volontaria dei proprietari, di rilevare le abitazioni per le quali gli stessi proprietari abbiano manifestato il disinteresse al completo recupero, al fine di destinarle ad altri scopi, regolamentazione al fine di una maggiore speditezza ed efficienza delle attività ricostruttive, della disciplina dell'affidamento e dei tempi di svolgimento degli incarichi di progettazione, incentivi in linea con i principi comunitari per le attività produttive danneggiate, attività commerciali, artigiane e di professione. Che cosa dice questo verbale che adesso vi consegno, che è pubblico ovviamente perché io ve lo consegno? Dice: avete voluto i piani di ricostruzione, l'avete voluti voi, per mantenere sotto controllo la ricostruzione, per farla rimanere all'interno degli enti locali. Bene, fateli, se li fate, ovviamente, a questo potremmo agganciare dei maggiori aiuti e sostegni, perché sapremo a che punto va a finire la ricostruzione, sapremo quello che può costare, lo Stato potrà saperlo, ma se voi non ci fate vedere che cosa farete e che cosa dovete fare, ecco, questo è importante, perciò io non mi sono innamorato dei piani di costruzione, anzi io non vorrei manco dare l'intesa, lo capite? A me mi pesa dare l'intesa, a me mi pesa dover occuparmi delle questioni che possono essere tra l'altro fioriere di situazioni particolari, perché gli interessi in gioco sono tantissimi e grandissimi, e detto questo io sono disposto a dare l'intesa immediatamente, se però devo fare questo, non riesco ad andare fuori da questo. E allora cominciamo a capire che qua c'è la possibilità di avere più soldi. Poi, quanto durerà la ricostruzione? Qualcuno ha detto, vogliamo parlare veramente, che io ho sentito degli anni, sotto anche quando c'era la protezione civile, ho sentito dire degli 5 anni, ma che 5 anni? Ma che 5 anni? Io voglio essere leale con voi, anche perché io non è che sarò per tutta la vita, io sarò, voglio essere leale, quindi la ricostruzione durerà dai 10 ai 15 anni. Forza! Calma ragazzi, calma. Se saremo bravi, ha detto. E se seguiamo a sto passo. Cronoprogramma, qualcuno ha chiesto il cronoprogramma, giusto? Cronoprogramma, sappiate, cittadini. Scusa, per cortesia, un attimo, fammi. Guardi che per me è una cosa seria questa, non è. Cronoprogramma, io ho chiesto quando ho finanziato. Scusate un attimo, io credo che sia importante confrontarsi con assoluta serenità e tranquillità. Se c'è dissenso, ho ancora una ventina di persone iscritte, ma ci mancherebbe, però parliamo una volta e soprattutto rispettiamo le persone che parlano. Allora vi faccio casi concreti, perché se no non inutile parlare così in testa. Cronoprogramma, io devo, con qualità di commissario, cercare di monitorare la situazione di quello che stanno facendo i soggetti attuatori. Vi dico che cosa ho fatto con il decreto che ha finanziato i beni pubblici che mi ha segnalato il Comune dell'Aquila con una delibera del Consiglio Comunale. Faccio un esempio, mura urbiche, 800.000 euro, soggetto attuatore il direttore regionale dei beni culturali. Ho preteso un cronoprogramma, nel mio decreto c'è scritto che mi devono dare un cronoprogramma, gli soggetti attuatori,
e questo cronoprogramma me l'hanno dato dopo delle insistenze. Vi faccio degli esempi: Cinema Massimo, totale c'è scritto 6 mesi per il progetto, 2 mesi per la gara d'appalto, 12 mesi per l'intervento e collaudo, totale 20 mesi. Ex Palazzo Vittorio, faccio un esempio, 44 mesi. Ex Monastero di Santa Caterina, 40 mesi. Ex Teatro San Filippo, 24 mesi. Ex Convento Santa Teresa, 44 mesi. Questi qua sono il cronoprogramma che mi è stato fornito dai soggetti attuatori, e i soggetti attuatori sono il Comune dell'Aquila, il Proprietario delle Opere Pubbliche, il Vice Commissario dei Beni Culturali Marchetti e tanti altri. Io il cronoprogramma l'ho preteso, ma sappiate una cosa, che questi tempi sono tempi che, per quanto lunghi, e a me ovviamente avrei voluto che tutto fosse fatto in brevissimo tempo per poter dire abbiamo fatto a tutto il mondo, a poter dire abbiamo fatto delle cose straordinarie, ma questi tempi mi hanno detto guarda Chiodi, non sono comprimibili, più di quello, la realtà esiste, esiste la realtà. Mi hanno detto per fare un progetto per l'ex Palazzo Vittorio ci vogliono 10 mesi, io che ne so se ci vogliono 10 mesi. Allora, no, ho detto il cronoprogramma dei beni pubblici. Poi per i piani di ricostruzione, io ho ricevuto alcuni piani di ricostruzione di alcuni comuni. Ho ricevuto il piano di ricostruzione di Barete, vi sto dicendo, di Brittoli, di Bussi, di Civitanella Casanova, di Cugnoli, di Montedegno di Tortona. Scusate un attimo, scusate là, il presidente sta leggendo un elenco di piani che gli sono arrivati. Perché ve la prendete con me? Che deve dire che non sono arrivati? Perché ve la prendete con me? Ho ricevuto il piano di Popoli, di San Pio, di Colarmeri, di Parisciano, San Demetrio, ovviamente per alcune frazioni, piani stralcio, no? Io su questi sto lavorando. Quando arriverà quello del Comune dell'Aquila, o di Onna, o di Tempera, che ancora non arriva, io sarò più felice di tutti, lo volete capire, sì o no? Io sono felice se arriva. Processi di partecipazione, sì, processi di partecipazione, sì. Ma i processi di partecipazione qui, quando sono i piani di costruzione, dovrebbero già essere avvenuti. Fonticchio, il processo, andate a vedere Fonticchio, il comune di Fonticchio, come sta facendo il sindaco Ciancone, come sta facendo il processo di partecipazione. Bene, ma quando lo fa il sindaco, mica lo fa il commissario, ma quando arriveranno i piani di ricostruzione dovranno essere già stati partecipati, o no? Comunque io sono a vostra disposizione sempre, anche per i piani di costruzione, per la partecipazione, quindi sono d'accordo alla partecipazione in condizioni di questo tipo. Grazie. Allora, non ho capito più. Chiunque vuole parlare parla quando vuole. La seconda di Stefano per un chiarimento mi ha chiesto. Buonasera. Buonasera Presidente, detto a tutti quelli che sono qui, buonasera a voi tutti. Io vorrei, come dire, precisare una cosa dall'elenco che veniva detto sui piani di ricostruzione, che lì sono, stanno tutti dentro casa in quei comuni, non è che sono delle città in cui nessuno è in assenza. C'è una oggettiva differenza nelle cose. La seconda, la diceva il Presidente prima, se il piano di ricostruzione è quello strumento complesso che il legislatore nella norma della 77 aveva inteso in modo più snello e poi invece è stato, come dire, articolato in modo diverso con il decreto 3,
se il piano di ricostruzione è quello strumento complesso, mi sembra di capire, mi è sembrato di capire anche degli interventi dei tecnici che ci sono stati, che si può ben separare la parte edilizia delle abitazioni dalla parte economico, sociale, eccetera, eccetera. Che quella può essere, può andare avanti, tanto più può andare avanti quando tutte le ordinanze che sono uscite si interessano del finanziamento di questi centri, tanto più può andare avanti quando gli interventi proposti, come accade per la città dell'Aquila, sono conformi al piano regolatore generale, non difformi. Credo che quello che ha fatto il Comune dell'Aquila, quello di tentare di, come dire, di anticipare alcuni processi, abbia la sua oggettiva forza in quello che dice il legislatore nella norma primaria: favorire il rientro delle popolazioni colpite nelle loro case, punto primo. Secondo, ha altrettanta oggettiva forza, proprio quello che diceva poc'anzi il Presidente, nell'anticipare le progettazioni degli aggregati strutturali dei centri storici, che per loro natura sono esse complesse e che richiedono tempo. Se noi aspettiamo di elaborare quel piano così complesso, noi parleremo di progettazioni tra 4 anni, ma tra 4 anni questa città sarà finita, non ci sarà più nessuno. Ecco perché noi insistiamo su questa visione, che tra l'altro non è rispettiva nemmeno in quella nota che ha detto il Presidente, perché ha omesso di leggere tutto questo può essere fatto così. Diamo un suggerimento. Quello che ci veniva chiesto era il fabbisogno economico. Noi abbiamo portato al tavolo degli enti il fabbisogno economico. Il fabbisogno economico con alcune modifiche che vorremmo capire se sono state recepite o se non sono recepite. Perché mettere i tecnici nelle condizioni di progettare, bisogna dirgli quanto hanno a disposizione, non quanto avranno a disposizione. Perché avere a disposizione 1.200 euro o giù di lì è un conto, si fa un progetto. Avere a disposizione 2.400 euro si fa un altro progetto, avere a disposizione 3.000 euro si fa un altro progetto. Che se estendiamo ancora di più e togliamo le rigidità tra i 600 euro per la sicurezza e miglioramento sismico e il restante di 1.200 per riparazione del danno, probabilmente metteremo i tecnici di concentrarsi più sulla sicurezza, probabilmente meno sul danno, ma comunque li metteremo in condizioni di fare il loro lavoro. Quindi non è tanto di accavigliarsi oggi sulle risorse, che mi viene da dire se devo attraversare il nord del Pacifico e camminare a piedi per il Sahara, poi le avrò, e questo significa non le avrò mai, non è tanto accavigliarsi su questo quanto individuare forme snelle, proceduralmente snelle, che ci mettono in condizione di far partire alcuni processi, che poi incontreranno quello che dice la norma primaria, il piano di ricostruzione, che io vi ribadisco, io Tonino può testimoniare, io avevo chiesto un incontro, avevamo preso l'impegno di venire qui, ho detto appena che siete pronti noi veniamo e illustriamo. Sì, ma io gliel'ho detto, ha detto ma no, io gliel'ho detto, siamo pronti, poi c'è stato un susseguirsi di impegni, quindi noi abbiamo detto siamo pronti a venire. Che lo parteciperemo qui, nel suo recupero, nel suo essere città, in quelle che sono, come dire, le analisi che il Comune dell'Aquila ha fatto, come è pronto a portarla avanti, e credo che di tutto quello che si è detto, come si è lavorato qui, in termini di anticipazione, in termini di mettere i cittadini in condizione di agire, di abbreviare e trovare tutte le strade, le scorciatoie utili per mettere in condizione di interessarsi della propria proprietà, io credo che saranno, come dire, ben condivise. Punto il dito sulle risorse. Presidente, io le faccio una richiesta. Le attività economiche, noi dobbiamo individuare subito le risorse per le attività produttive nei centri storici, è un fatto vitale. Io le chiedo, ci sono attività immobili le cui proprietà sono di banche, fondazioni, imprese, che possono andare con i fondi propri. Bisogna solo dargli, come dire, un'occasione. Quelli che comunque, se uscirà la norma, non saranno fuori dal
finanziamento, però possono anticipare. Scriviamo una norma che almeno mette in condizione questi di lavorare e poi fate un altro corso di città con fondi diversi da quelli pubblici, partirà, poi arriverà il pubblico e rimborserà, ma intanto la città sarà ripartita. Almeno diamo qualche certezza, perché se diamo qualche certezza, come ha iniziato a riempire Barnurso e qualcun altro, saranno molti di più e piano piano la città riprenderà la sua vita e anche questa collettività la ringrazierà con più cuore. Grazie, no, Presidente, io grazie al Senatore Mistero. Io faccio, da moderatore faccio, divento parte, e cioè parte cittadina. È evidente, c'è una in atto una difformità di vedute, una divergenza di opinioni. Il Presidente diceva prima, c'è la legge che dice questo, ci ha detto precise normative, eccetera, eccetera. L'assessore Di Stefano ha fatto delle affermazioni. Io, anziché una risposta al Presidente, mi sentirei di chiedergli questo, di aprire un confronto chiarificatore che giunga a conclusioni univoche nell'interesse della città con il Comune dell'Aquila. Io adesso gliela do la parola, però chiedo al Presidente della Regione, il Presidente della Regione, in questo caso non al Commissario, di incontrarsi, di ragionare, vedere le cose su cui si diverge tra il Comune e la Regione e trovare un'intesa nell'interesse dei cittadini e della città dell'Aquila. Questo è. Accolgo molto volentieri questa cosa, invito e parlo da commissario per la ricostruzione, invito l'architetto Iacobone, che è stato, sto parlando da commissario del governo, invito l'architetto Iacobone e l'invito che arriva dal commissario, che è stato incaricato il 30 novembre del 2010 per i piani di ricostruzione, insomma, 30 novembre del 2010 il sindaco dell'Aquila incarica, ma lo dico per niente, mi fa piacere, anzi siamo stati contentissimi quando ho saputo di questa cosa, incarica l'architetto Iacobone per seguire queste questioni. Nelle premesse c'è scritto, lascio così voi lo potete prendere visione, di prendere contatto con la struttura tecnica di missione, con l'architetto Fontana, proprio per le finalità che ci sono state dette un attimo fa da dottor. Ok? Lo dico in qualità di commissario per la ricostruzione. Secondo, dico al Comune dell'Aquila che quando si fanno i verbali e si dice che è stato concordato una cosa, se in quell'occasione si dice sì, dopo è sì anche quando si esce da quei locali, perché se no non ci capisco più niente. Questa è la data giugno, il Ministero dell'Economia. Sì, aspetta, fammi un attimo. Non dicevo che senti, ti detto, guarda, quando sono uscito, quando architetto, mi scusi, quando sono uscito da quella riunione, lei mi ha detto: ti sei comportato da aquilano questa volta, giusto? Appunto perché ho sostenuto la questione dei piani stralcio, dei piani di costruzione, dei piani di costruzione stralcio. E io ho risposto, io mi comporto, non è un problema comportarsi aquilano, è comportarsi da persona di buon senso. Abbiamo risolto questo problema, siamo contenti tutti. Questo è il dato. Però, fa niente. Va bene, ok, non ci sta, quindi non dare questa cosa. Rifaremo questa riunione nuovamente, ok? Comunque, resta il fatto che invito l'architetto Iacobone, in qualità di commissario del governo, a prendere contatti per chiarire gli aspetti. No, aspetta. Senti, Giovanotto, non so come chiamarlo, però la verità io non è, guarda, no, mi scusi Presidente, interrompo per un attimo solo per chiarire. Abbiamo chiesto il confronto a Chioni perché in premessa, magari Presidente, in premessa la signora Anna a nome dell'assemblea ha detto esattamente queste parole: basta col fatto che le istituzioni nostre, di fronte alle quali chiunque lo abiti,
i cittadini dell'Aquila si inchinano e si tolgono tanto il cappello. Le nostre istituzioni non si devono parlare per comunicare di stampa o insultare, peggio, o dire no, 12 pregnanze e 12 fesserie. Noi vogliamo che dialoghino, che trovino intese, e poi tra loro i cittadini si trovi la strada per ricostruire l'Aquila. Bravo! E sapete che in altri momenti io so anche parole diverse. Allora, mi consenta, non voglio togliere la parola, signorino, ma non accentuiamo le polemiche, troviamo la maniera di incontrarvi, e se volete noi veniamo a portare i panini, il caffè, come cittadini, basta che sia l'opposizione per l'Aquila. Ha ragione Totò, ha ragione Totò, allora ha ragione Totò. Comunque stiamo lavorando in questo senso, mi sembra, non è vero. Allora facciamo così, diciamo che Giovi è stupido e così bravo, che porta, che porta al riguardo. Vabbè, fa niente, su, adesso andiamo avanti su altre domande. Però tenete conto che sono arrivate anche, prima forse mi sono sbagliato, vi ho detto sono arrivati dei piani di ricostruzione, ci sono arrivati anche per conoscenza i piani di ricostruzione di Pagani che Tempera, che erano in una situazione, cioè, insomma, abbastanza pesante. Sì, certo, ci è arrivata anche Paganica, sì. Ma quegli altri paesi non li deve vedere in considerazione, no, perché non è niente. No, ma non è che vivano. Allora perciò fatelo presto. Ma no, non dobbiamo farlo. Grazie Presidente. Fermiamo un attimo il discorso su questo aspetto, che è evidentemente di grandissimo interesse, perché è la pelle nostra, poi il futuro della nostra città. Proseguiamo, se voi siete d'accordo, Presidente, avanti, cambiamo scusate, smaltiamo un po' di adrenalina, poi lo riapriamo, scusate, possiamo andare avanti, capisco la stanchezza, ma andiamo avanti, prego, Anna Lucia Bonanni. Allora, io ho poche domande da fare al commissario Viale, anzi ne ho una sola, ma la faccio alla fine. Siccome per 2 anni noi abbiamo chiesto occasioni di confronto vero con questa la struttura commissariale e con Chiodi, io penso che adesso sia venuto il momento di fare un elenco di fatti che cercherò di fare brevemente. Innanzitutto, fin dall'inizio del commissario Romano abbiamo osservato un totale appiattimento sulle posizioni del governo. Chiodi ha audito, ha osannato il decreto 39 del 2009 e i risultati ce li abbiamo sotto gli occhi di quel decreto. Ha difeso l'opera di Bertolaso anche di fronte all'evidenza degli scandali giudiziari e probabilmente tutti noi sapete che ieri a Camera ha votato con il PDL in testa, ha negato l'autorizzazione a usare le intercettazioni di Verdini, così adesso Verdini e le sudditte potranno vivere come ritorno. Ovviamente di sinistra hanno firmato la legge di iniziativa popolare elaborata da noi qui dentro in mezzo di lavoro di confronto, e tutte le forze politiche, la maggior parte delle forze politiche oggi ritengono necessaria e utilissima una legge organica per la ricostruzione dell'Aquila, che oggi l'ha sempre rifiutata. La situazione di stallo mi ritrova a commentare, lasciamo parlare, perché la abbiamo fatto il crisi, la lavoratura è completamente aspettata, non pretendo che tutti siano d'accordo. Anna Lucia, scusa un attimo solo, allora l'assemblea significa qualcosa di particolare per noi.
noi, significa che ciascuno qui ha diritto di esprimere le proprie opinioni e permettiamo a tutti di farlo. Chi non sta a queste regole può andare tranquillamente fuori, come si dice una volta in piazza. Allora, la legge di iniziativa popolare viene fondamentalmente due cose: una normativa certa e dei fondi certi. Le ordinanze di protezione civile, l'OPCM, scusate, sono dei vostri giuridici, lo dovreste sapere, perché non sono sottoposti al controllo né del Parlamento né della Corte dei Conti. Seconda cosa, i soldi. I ritardi della ricostruzione sono dovuti al fatto che semplicemente i soldi non ci sono. 2 miliardi di euro che sono stati annunciati come stanziati non bastano nemmeno per ripagare le case. Va bene? Di fronte a questo però il nostro governo vuole fare delle grandi opere come la TAV che costano molto più di 20 miliardi e che basterebbero a ricostruire l'aria. Bene, quello che noi contestiamo è il sistema del commissariamento, una governance che a nostro avviso ha creato confusione di ruoli, confusione normativa e che ci ha regalato con l'appoggio e il sostegno del presidente Chiodi il vicepresidente Antonio Cicchetti, che adesso ci dicono presiede i tavoli istituzionali. Chi è? È un privato cittadino che presiede i tavoli con le nostre istituzioni rappresentative. Se non ci rendiamo conto del vulnus democratico che si è prodotto in questa situazione, non sappiamo che cos'è la democrazia. Cicchetti è un privato cittadino, è un manager privato che ha interessi nel territorio perché ha proprietà nel territorio e che vanta come unica credenziale una condanna della Corte dei Conti per colpa di vigilanza. Benissimo. È mancato il sostegno economico al territorio. Ci siamo già dimenticati che cosa abbiamo fatto il 7 luglio dell'anno scorso quando siamo andati a chiedere a Roma la sospensione delle tasse, l'occupazione, il sostegno all'economia. Nulla di quello è venuto. E se è arrivata la sospensione delle tasse, ma dilazione anzi, della restituzione, non la sospensione delle tasse, è arrivata dopo un anno di mobilitazioni sfiancanti della cittadinanza per lavorare in questo territorio. Sulla zona franca, Chiodi non si è impegnato, a nostro avviso, sulla zona franca, la faccio alla fine, sulla zona franca non si è impegnato a sufficienza, e diciamo anche una cosa sulla zona franca, rischia di essere una nuova colonizzazione delle imprese del nord che vengono da fuori. Io ho letto che si parla già di una nuova cementificazione di 100 ettari nella zona industriale di Sassa, come se il territorio di Milano non fosse già stato sfregiato. Ci siamo dimenticati della questione macerie, è totalmente risolta. Alcune delle persone che stanno qua dentro sono state denunciate perché sono andate delle camionette a rimuovere le macerie dal centro storico. Noi li dobbiamo denunciare per avere un centro storico ancora chiuso, militarizzato e con le macerie quasi tutte le proposte. Noi li dobbiamo denunciare. Sono stati rivoltati fuori del cratere tutta una serie di risorse, a cominciare da quelle dell'assicurazione dell'ospedale. Noi siamo all'ultima di maggio per coprire il gruppo della sanità, che la classe politica per molte cose ha rivoltato e che noi stiamo pagando. Sono stati stanziati 220 milioni per la messa in sicurezza delle scuole, ma non ne sono arrivati in due perché tanto ci abbiamo noi spettiamo al bene. D'accordo? Un momento che sto finendo. 100 milioni stanziati per la trasformazione della metropolitana di superficie, l'Aquila Terni, in un sistema di trasporto veloce, ebbene sono stati dirottati su altre zone, lasciando l'Aquila solo 25 milioni, e vengo al punto più dolente. Ogni richiesta di partecipazione dei cittadini è stata negata. Ci siamo trovati davanti la cenere, a cominciare dalla prima fiaccolata del luglio del 2009, ci siamo trovati la cenere e ci ha invitato il Consiglio regionale mentre andava ad arrestare l'assessore regionale. Per questo abbiamo presentato un regolamento della partecipazione, sia la struttura tecnica della missione, sia il comune, che non sono mai stati presi in considerazione. La partecipazione la si doveva prendere a partire da 2 anni fa e non le pizze della bocca adesso. E così concludo con quello che alcuni di noi pensano, nessuno pretende che tutti siano d'accordo. A nostro avviso Chiodi ha fallito, mi dispiace per lui, sia come commissario sia come presidente della regione. L'Abruzzo è una regione in declino in termini di economia, di occupazione, una regione in cui un diritto come quello alla sanità non viene garantito, una regione minacciata da opere dannose inutili, il metanodotto, l'estrazione petrolifera e la distruzione di ieri uno scalone su un gran sasso. Benissimo. Questa
rifiuti e sull'inceneritore è stato arrestato l'assessore. Una Giulia ha avuto ben due arresti di due assessori per reati molto gravi. Ecco, arrivo una domanda: per tutti questi motivi, a nostro avviso, l'unica cosa che abbiamo da chiedere al presidente Chiodi sono le dimissioni del commissario e per il presidente della regione. Bene, grazie, grazie. Spero che il presidente non lasci la discussione per andare in corso a fare le sue dimissioni. Alla parola Ezio Bianchi, prego. Scusa, Ezio. Buonasera, vedo che c'è molta partecipazione a una sollecitazione alla protesta. Io vorrei che ci fosse altrettanta partecipazione alla costruzione. Cerchiamo un attimo di vedere, perché è vero, i problemi ce ne sono tanti, ce ne sono stati tantissimi, però esaminiamo oggi e vediamo come risolvere quelle che ci stanno. Una delle cose che ci veniva dall'ultima storia, perché forse io non me ne voglia, cioè io voglio bloccare la diatriba tra presidente e comune, perché in effetti noi abbiamo come precedente storico all'Aquila una cosa, cioè nel 1702-3 quando è stato, chi stava lì, chiedo scusa, chi stava in quella data per fare la ricostruzione dell'Aquila, si chiusero le porte per evitare che i cittadini andassero via. In questa situazione, e si è risolto in qualche modo, si è risolto, in questa situazione io penso che siccome discutere un po' troppo sono le istituzioni, allora dico bene, troviamo un posto, facciamo come con il conclave, metteteli lì e trovate le soluzioni. L'avete fatto. Quindi evidentemente è più difficile di quello che pensiamo. No, no, perfetto. Noi prenderemo atto, perché una cosa importante, io seguo un po' quelle cose che si dicono in regione. L'Aquila, è stato detto da qualche parte, ha bisogno di infrastrutture primarie, ma la prima infrastruttura primaria sono strade, ponti, eccetera, ma la prima infrastruttura primaria, e io concordo, di cui l'Aquila ha bisogno, è l'apertura mentale. Se ce la vogliamo mettere in mente, e di questo io sono d'accordo, perché noi abbiamo una delle cose indicate dal presidente Chiodi all'inizio, quando ha parlato di classe dirigente lenta, di classe dirigente ostativa, mi costa, io ho fatto un certo lavoro, c'è all'Aquila, abbiamo una classe dirigente che frena qualsiasi processo. Non lo frena solo a livello di comune, lo frena anche, presumo, a livello di regione. E la domanda è una domanda semplice, non è questione, questo è qualcosa che può discriminare qualsiasi persona, qualsiasi assessore, qualsiasi persona che abbia avuto a che fare con la burocrazia di Milano, sa questa cosa qui. C'è un interesse di botteguccia difficile da superare. Noi abbiamo pensato come assemblea, allora con tante persone, di superarla con trasparenza e partecipazione. Cioè abbiamo fatto questo discorso. Qui l'unica cosa è rendere trasparenti i processi in maniera che le persone si possano attivare, perché se conoscono le cose possono attivarsi. Ed è fondamentale. Per quanto riguarda la partecipazione, noi siamo noi volti soprattutto al comune. Era interessante per noi il primo referente è il comune. Abbiamo chiesto anche un regolamento per la partecipazione, abbiamo aspettato anni, aspetteremo decenni, non c'è nulla da fare, non si vuole superare questa cosa qui. Mentre per noi è importante, come è importante, caro Presidente, ecco la domanda, che noi ci sia consentito in qualche modo come cittadini di sviluppare i processi di partecipazione, di discussione come questi. Vedete che molte cose succedono perché in effetti la logistica di questo ambito è quella che è, non ci consente di parlare bene, non ci consente di trarre più conclusioni dalle cose che diciamo. L'assemblea cittadina è qualcosa che serve per il confronto, ma poi non va oltre,
forse aveva bisogno di qualche sicurezza logistica in più. Per cui non ho molto per domande da fare, se non mi piace dall'interno alla cosiddetta classe dirigente e ai cittadini di attivarsi e di puntare alla partecipazione. Casomai una domanda c'è, però da fare al Presidente Chiodi, ma la faccio al Presidente Chiodi. Cioè, voglio dire, noi abbiamo un'occasione, stiamo nella merda, diciamo, stiamo male. Abbiamo però un'occasione come Abruzzo di puntare a risolvere il problema di là in maniera da fare bella figura non solo in Abruzzo, ma in Italia. Siamo esposti nel mondo, perché non farlo, dico io, perché non farlo? I cittadini sono disponibili per questo, sono disponibili. Io ho sentito oggi parlare di un parco che è un sogno, la strada 17 bis trasformarla in parco filiale, è qualcosa di enorme, che potrebbe proiettare la città l'immagine a 15 anni, cioè voglio dire, come sogno, è bellissimo. Perché non puntare ad attivare l'università, attivare i cittadini in questo, piuttosto che passare il tempo nelle beghe, che tanto comunque le cose vanno come devono andare, i tempi sono quelli. L'unica cosa che chiediamo è semplicemente la trasparenza, un po' di trasparenza e di comunicazione. Grazie. Grazie a Enzo, il Presidente stia tranquillo. Marina Lauri, vi avverto che ci stanno ancora 15 interventi. A 2 minuti 1 sono 30 minuti, alle 21 chiudiamo, alle 21.05 dà la parola al Presidente per le sue conclusioni, alle 21.01 parlo io per ringraziare tutti. Decidete quello che dovete fare. Prego Marina. Allora, buonasera, io è la prima volta che parlo col Presidente della nostra Regione e sono contento finalmente, anche se sto parlando al telefono, che per una volta tanto non c'è problema. Chiedo scusa. Sono contento che dopo averla chiesta per tanto tempo, perché l'abbiamo chiesta per tanto tempo, lei è venuto, grazie. Allora, punto primo. Sì, ma mi sembra di sì che sto sentendo. Una cosa, io l'avevo chiesto già al suo presidente, al vice De Matteis, tanto tempo fa, che fine hanno fatto i soldi dei gratta e vinci? Va bene, perché io le spiego, Presidente, lo spiego anche agli altri. Io sono stata per 22 mesi sulla costa, mie spese in affitto, e abbiamo avuto modo di conoscere i tabaccai, i quali tabaccai avevano fatto una riunione a Roma in cui si diceva che una parte di questi soldi sarebbero dovuti venire per la ricostruzione dell'Aquila. Io l'ho già chiesto a De Matteis, ma un anno e mezzo fa, ok? E lui non mi rispose, speriamo che lei mi possa rispondere. Un'altra cosa, i reparti della sanità aquilana, per favore, riportiamoli all'Aquila, perché noi avevamo dei buoni reparti, per favore. Oltretutto so che in molti reparti, anche il CIM, è da Bezzano, è il caso che si tolga in USP o i cosi provvisori e si riportino all'Aquila, ricostruendo anche l'area di collenaggio che erano dei reparti ottimi, perché la commissario della ricostruzione, a chi lo devo chiedere, pure della sanità. Oltretutto, altra cosa, quando smetto non c'è problema, non... Altra cosa, le nostre tasse che verranno ripagate a novembre, stiamo facendo qualcosa? Grazie. Grazie Marina. Angelo Giovannina. Presidente, guarda, è capace a scrivere, poi siccome sta spesso in consiglio regionale, sa come funzionano queste cose. Signor Angelo Giovannina. È fast... Antonio Ruggeri, prego. Allora, io penso che qui si deve togliere un signore. Signori, per favore, ma signore, lei Antonio, scusami, è inevitabile la stanchezza. Dobbiamo resistere fino alle ore 21. Dopodiché, inesorabilmente, l'assemblea chiude, perché è giusto, è un fatto di civiltà. Poi, se è necessario, il Presidente ci ha gentilmente dato la sua disponibilità. L'aggiorniamo, va bene? Per adesso andiamo avanti. Sappiate, gli amici che hanno parlato, non ce n'è stato uno che ha rispettato i due minuti.
e questo va a coprimento di chi viene dopo. Questo è, prego Antonio. Allora, l'assemblea cittadina deve essere il luogo dove si incontrano i cittadini dell'Aquila, non solo per incontrare le istituzioni, ma anche e soprattutto per incontrarsi tra di loro e per decidere il futuro della nostra città. Innanzitutto noi cittadini, per rappresentare quelle che sono i nostri voleri e le nostre aspettative della ricostruzione alle autorità a cui rivolgeremo le domande, come già è successo. I piani di ricostruzione, qualcuno diceva, sono non solo quelli delle case, ma anche il piano di ricostruzione socio-economico. Ebbene, noi abbiamo fatto in modo che ci sia una proposta di legge popolare. Io chiedo al Presidente della Regione Chiodi di tener conto di quella proposta di legge popolare e, al di là delle pregiudiziali che lui abbia posto, di vedere nella sostanza e nel merito quello che deve essere accettato e come si può fare per far andare avanti questa legge in Parlamento e per dotarla di risorse finanziarie. Una delle risorse finanziarie che i cittadini dell'Aquila avevano individuato è la tassa di scopo. Si disse il governo Berlusconi, non possiamo chiedere ulteriori tasse agli italiani. Da allora ad oggi sono state istituite altre tasse di scopo per problemi molto meno gravi della ricostruzione della città. La ricostruzione della città dell'Aquila è fondamentale, non solo per l'Aquila come capoluogo, poi parliamo. Poi parliamo nei portafogli di binario. Vuoi? Voglia? Ecco voi. Allora, ci sono state altre tasse di scopo. Emergenza Lampedusa e Luna, già te l'hanno detto. Noi cittadini le studiamo queste cose, Chiodi. Allora, io non voglio aprire una polemica con lei, anzi, mi sembra che la mia iniziale introduzione era quella propositiva. E vabbè, mi ha interrotto, che devo fare? Scusatemi. Ok, ci sono, e ce ne sono anche altri. Non mi vuoi far parlare sul terremoto della mia città, Chiodi? Allora, se tu sai questo atteggiamento, sei una figura che si mette contro questa assemblea. Per favore, mi fai parlare sulla città dell'Aquila? Allora, si era individuata quindi la tassa di scopo. La tassa di scopo deve essere istituita per finanziare la ricostruzione della nostra città. Punto. Poi si era parlato, e si parla anche all'interno della proposta di legge popolare, ma se ne è parlato anche negli OPCM che tanto piacciono a te, Chiodi, per la sospensione delle tasse. La sospensione delle tasse per tutti gli altri terremoti si è prolungata per anni, addirittura per 5 anni nelle Marche. Io non capisco perché noi, che abbiamo subito il più disastroso dei terremoti che è avvenuto mai nel nostro paese, perché era centrato in pieno il centro storico di un capoluogo di regione, non dobbiamo continuare a godere di questi benefici. E c'è la sospensione delle tasse delle libere attività e dei tributi IRPEF per i lavoratori dipendenti. Un'altra cosa è sulla sicurezza. Noi non vogliamo il raggiungimento semplice della sicurezza all'80%, noi vogliamo che le nostre case siano ricostruite sicure al 100%, e questa cosa non è prevista. Addirittura, per quanto riguarda questa situazione, si fa riferimento all'equivalenza economica, per cui la famosa filiera sta tentando, con tutti i progetti che vengono presentati dagli ingegneri, quando ci sono 50 o 100 mila euro di differenza, solo 50 o 1000 euro addirittura, di far prevalere la riparazione e non la demolizione e ricostruzione. Questo è un grave danno che si arreca per la sicurezza dei cittadini e per la ricostruzione di una città sicura, futura e magari più bella. Tanto è vero che i cittadini hanno accettato questa cosa, che all'interno del progetto delle aree brevi, e qui il Comune ne è testimonianza, l'area breve della Bianca d'Italia, soltanto perché si stanno ponendo tre famiglie, delle quali qualcuno risiede addirittura in ville che stanno nell'immediata periferia della città, si sono opposte. Il TAR non ha accettato la sospensiva e il piano deve andare avanti. Quello è un vero e proprio piano di riqualificazione.
Grazie. Sforate tutti, eh? L'assessore Pezzopane mi stiamo parlando, prego Stefano. L'incontro dell'Assemblea Cittadina ha organizzato un incontro molto utile. Per la prima volta il Presidente della Regione viene qui, noi assessori siamo pubblico e abbiamo 2 minuti. Il Presidente della Regione ha molto più tempo, è giusto che sia così perché noi ci siamo tutti i giorni a disposizione, il Presidente no. In 2 minuti si possono dire poche cose, provo a dirle, ma ne avrei tante. D'altronde a noi non mancano giustamente altre occasioni. La proposta fatta da Totò di Giandomenico per un chiarimento sulla questione dei piani di ricostruzione è una proposta giusta, io approfitterei di questa occasione per farlo davanti alla cittadinanza, perché la riunione che è stata citata non vedeva presente il Comune dell'Aquila. Pertanto è davvero difficile poter presupporre un consenso in una riunione dove il Comune non era presente. Ma non siamo qui per fare, quella è un'altra riunione. Pertanto io dico, se dobbiamo metterci d'accordo su questo tema, facciamolo adesso. C'è l'assessore, c'è il presidente, c'è l'unità di missione, andiamo veramente nella direzione della trasparenza, della democrazia e soprattutto approfittiamo di questa occasione unica di avere un pubblico intelligente che può capire. Proviamo a farlo. Io almeno dico che quello che si può fare oggi, facciamolo. Sì. Però siccome ci sono delle differenti opinioni che vanno considerate come differenti opinioni, non polemiche, quando uno di voi la pensa diversamente, deve dirlo. Capita anche a noi di pensarla diversamente dal presidente Chiodi e lo dobbiamo dire nell'interesse dell'avanzamento di una linea comune. Facciamola adesso, certo, ne abbiamo pensate tante volte insieme, ci mancherebbe. Allora, aggiungo 2 cose perché 2 minuti sono davvero pochi. Il Presidente della Regione, in qualità di commissario, ma soprattutto come Presidente della Regione, oggi farebbe un gesto molto molto utile, importante e politicamente rilevante se dicesse che è d'accordo sulla legge firmata da tanti parlamentari e che combatte con noi. Quello sarebbe un gesto importante. Altra questione, le tasse. Noi non vogliamo fare la figura dei piagnoni, ma non vogliamo nemmeno essere trattati come dei deficienti. Allora, trattamento come Umbria e Marche è trattamento come Umbria e Marche. Se il Presidente della Regione qui ci dice che condivide questo obiettivo, lavoriamoci insieme. Gli aquilani sono per il trattamento come Umbria e Marche, che è già poco rispetto a quello che avremmo, di cui avremmo bisogno per ripartire. Zona franca, Presidente, noi abbiamo parlato tante volte della zona franca e anche con il Vicepresidente De Matteis che è venuto qui. Non è quella che premia le aziende nuove la zona franca che noi abbiamo chiesto. Noi abbiamo chiesto un provvedimento concordato, perché ci sono varie tipologie di zona franca, che premi innanzitutto le aziende locali, altrimenti potrebbe essere paradossalmente un boomerang, specie se arriva fra molto tempo, quando le aziende aquilane non ci saranno più o saranno molto ridimensionate. Concludo dicendo che c'è un tema sottaciuto gravemente per il quale il Comune dell'Aquila ha mandato moltissime proposte, che è il tema della ricostruzione sociale e culturale. Questa città è in sofferenza, il livello di disoccupazione è altissimo, la cassa integrazione ha raggiunto punte elevatissime, c'è una nuova povertà, il taglio che c'è stato fatto alla spesa sociale è demenziale. Non siamo una città in cui si può tagliare la spesa sociale, è una città in cui bisogna aumentare le risorse per il sociale e per provvedere a dare strutture sociali a tutte quelle aree e a tutte quelle zone dove c'è una cittadinanza che non ha punti di riferimento. Siccome, Presidente, tu correttamente hai detto che ci sono i soldi, io ti ricordo che abbiamo mandato tanti progetti pari a 36 milioni di euro per ristrutturare
socialmente e culturalmente questa città e le sue frazioni. Forse è il caso che qualcuno li analizza quelle proposte e ci dica se questa città deve morire socialmente e culturalmente o se invece da questa assemblea può tornare in qualche modo a sperare. I due minuti sono conclusi. Date scuole e ferrovie, aggiungo, scuole e ferrovie. Sulle scuole, Presidente, lei ha risposto che anche nel resto d'Abruzzo ci sono stati danni, poi ha risposto sui famosi 221 milioni di euro, poi ha risposto anche che i comuni che hanno fatto la richiesta dovranno dimostrare il nesso di causalità tra danno conseguente al terremoto e l'intervento richiesto e dovranno dimostrare che quelle, attraverso il provveditorato agli studi, saranno ancora edifici scolastici. Io le dico ok, però le dico che è assurdo fare una delibera in cui si spartiscono 220 milioni di euro e poi dopo si chiede ai comuni di dimostrare il nesso di causalità. È assurdo perché questa gente che sta qua, quando hanno avuto la classificazione delle case e hanno dovuto dimostrare il nesso di causalità, lo hanno fatto per il tramite di una struttura neutra, non se lo sono detto da soli, che non se lo sono detto da soli che la casa era danneggiata, gliel'hanno detto delle strutture neutre. Quindi i comuni non possono dire da soli che quella casa è stata danneggiata dal terremoto, lo devono dire prima di avere l'assegnazione e le posso dire che in quell'elenco ci sono decine di edifici che non sono più scuole da decenni, perché le scuole sono state soppresse, mentre abbiamo progetti per la messa a punto delle scuole a Milano che abbiamo trasmesso, e voi lo sapete, e vorremmo assieme alla regione, insieme in sintonia, come abbiamo fatto la prima operazione scuole, la prima che ci ha permesso di suonare la campanella, fare adesso la seconda operazione scuole. L'ultima cosa sulle ferrovie. Noi abbiamo detto che i 100 milioni di euro per il rilancio della ferrovia vanno spesi nel cratere. Non lo diciamo perché siamo dei danesi presuntuosi che vogliono fare tutto all'Aquila, ma lo diciamo perché una delle poche cose buone che c'è nel decreto 39 convertito con la 77 è che quei fondi sono per il cratere. Pertanto, siccome il cratere è attraversato da una linea ferroviaria che può diventare metropolitana di superficie vera, non quella finta di cui pagheremo danni per sempre, quella vera, noi la preghiamo di ritornare esclusivamente a investire la risorsa nel territorio del cratere. Tante altre cose le dirò in altre occasioni. Grazie Stefano, grazie. Io direi che in giro di risposte possiamo far parlare al Presidente perché abbiamo messo tanta carne a cuocere. Prego, Presidente. Ci sono tante cose da dire. Allora, andrò veloce almeno sulle cose che ritengo che possano essere meno importanti, ma non perché siano meno importanti, ma perché hanno bisogno del minore approfondimento. Sulla partecipazione. Ma guardate, se io fossi stato il sindaco dell'Aquila, sono stato sindaco di Teramo, di fronte a una cosa di questo genere, la prima cosa che avrei fatto è chiamare le massime competenze al mondo, mettere i cittadini a lavorare su un progetto di coinvolgimento e quindi siamo d'accordo. Vi dico che questa commissaria, pur non avendo poteri coercitivi in questo senso, il 30 maggio del 2010 ha emanato un regolamento per la partecipazione sulle attività di ricostruzione che ho trasmesso a tutti i comuni del cratere e adesso lo metto a vostra disposizione, l'abbiamo appena consegnato, quindi 30 maggio del 2010 questo commissario che non ha nessun interesse alla partecipazione, che non si confronta e compagnia bella, ha avuto la sensibilità di emanare un regolamento da mandare a tutti i comuni affinché facessero la partecipazione. Dei comuni l'hanno fatto, dei comuni non l'hanno fatto. E quindi non può essere una responsabilità di cui io mi posso far carico, perché se mi devo far carico dell'assenza di partecipazione in certi luoghi, allora, e non ho nessun demerito, dovrei avere il merito di dove questa partecipazione invece si sta verificando.
le entrate dei giochi, dove sono le entrate dei giochi? Allora è semplice, la protezione civile quando è stata qui ha speso 2 miliardi di euro. Questi 2 miliardi di euro, da rendiconti che trovate sul sito della protezione civile, sono 2 miliardi di euro che sono stati finanziati, tra l'altro, anche con le entrate dei giochi. Andate a vedere sul sito. Bertolaso, forse è meglio che lo scrivo. Gli sms non sono preparato, ma lo voglio provare a verificare. Per le tasse. Oh, guardate che sulle tasse abbiamo fatto tutti insieme delle battaglie straordinarie. Forse voi anche sapete. Ma ce lo meritiamo. Allora la scadenza di domani mattina non è una scadenza diversa da quella di cui stanno parlando i signori, perché. Però ci interessa. Sì, però guardate, io penso che voi siete venuti qui per sentirmi, più che per criticarmi a priori. Perché la critica a priori lascia il tempo che trova, me la potete fare in qualunque momento, in qualunque occasione. Quindi se vengo qua, penso perché, tra l'altro, notate la cosa, io sono venuto qui, capito? L'abbiamo chiamato tante volte, Presidente. Non c'entra niente, non basta la chiamata, il Presidente della Regione non va dovunque lo chiama, da dove ritiene che sia opportuno che si vada. Scusate. E quell'altra persona a fianco a lei. Per favore. Per favore. Non rispondo ovviamente né a lei né alla. Non per non creare argomenti di polemica, perché anch'io sono una persona e quindi quando lei dice queste cose è chiaro che dopo ci viene voglia di rispondere, ma lasci perdere perché devi sopportare. Anche con riferimento a quello che è stato fatto l'intervento. È stato una sorta di comizio, ho capito che non gli sto simpatico e né che ritiene che possa essere una persona efficiente, però gli dico solo una cosa, che cercherò con il lavoro, con l'onestà, di fargli cambiare idea, se poi non ci riesco, amen, non è che tutti devono essere. Per quanto riguarda le tasse, io sono perfettamente d'accordo. E sto sostenendo, naturalmente come la sostiene un'istituzione, perché l'istituzione è un'istituzione nel senso che deve comportarsi anche l'istituzione nei confronti con i livelli così alti di governo, e perché lo vedete, non è che Napolitano se pensa che una cosa non va bene si appallisce, si mette la fascia e va sotto, no? Cioè, faccio un esempio, quindi ci sono dei modi con cui ci si deve confrontare. Bene, intanto sono perfettamente d'accordo col fatto che bisogna perseguire e fare tutto il possibile perché il trattamento sia quello delle Marche e l'Umbria, ma io non mi accontento. Quello delle Marche e l'Umbria è ora che si comincia a dire qual è stato, e ve lo dico e vi lascio il documento, e lo sapete perché lo dico? Perché quello delle Marche e l'Umbria è stato peggiore, però io non l'ho mai detto e mai lo diremo, perché altrimenti ci indeboliamo nella fase delle trattative. Nel Marche e l'Umbria c'è stata la sospensione di 6 mesi per tutti e poi c'è stata la sospensione di ulteriori 15 mesi, anzi di 15 mesi, per le imprese che avevano una sede senza la sede produttiva che era dichiarata inagibile come se fosse E. No, ve lo lascio, lo andate a verificare, se non dovesse essere così, ma fa niente, perché questo ve lo dico per tenercelo. Noi diciamo le Marche e l'Umbria, ma sappiate che noi già abbiamo avuto 14 mesi per tutti. Nelle Marche e l'Umbria non ebbero 14 mesi per tutti. Questo che cosa significa? Significa che noi continuiamo a dire che lo vogliamo come le Marche e l'Umbria, sperando che non si accorgano, ma io vi dico che noi l'avremo meglio delle Marche e l'Umbria. Questo ve lo consegno, lo lascio. Dove ci sono tutte le ordinanze che sono state hanno riguardato il trattamento fiscale delle Marche e l'Umbria, vi lascio anche la copertura che c'è stata dopo tantissimi anni, è stata data copertura
quando è stata data copertura era ministro Tremonti, tanto per dirvi, quindi è una copertura che è stata data da moltissimi anni, però ve lo lascio, vi fate le vostre riflessioni, io dico che noi dobbiamo avere il trattamento fuori, dirò e insisterò perché sia come quello delle Marche Lunghe, in realtà lo vogliamo meglio di quello che è stato nelle Marche Lunghe. E ci lotteremo per questo. Poi, l'altra domanda, sì, fino ad oggi devi dire che insomma non ci siamo comportati male. Una pacca sulla spalla me la dia fino ad oggi, perché in qualche maniera c'entro. Poi, sul discorso della sicurezza non c'è stato un intervento, non rispondo perché ci ho risposto prima sulla sicurezza, ho detto che abbiamo convinto lo Stato non a restituire agli aquilani quello che avevano, ma a far pagare allo Stato una parte importante dell'allagamento sismico, quindi arricchendo quello che è il proprio patrimonio personale, perché lo Stato avrebbe benissimo potuto dire: ti ricostruisci, ti pago quello che hai perso, se vuoi fare l'adeguamento sismico te lo fai a tue spese. Invece noi abbiamo convinto lo Stato a pagarci anche l'adeguamento sismico fino a un certo livello. Se qualcuno vuole arrivare al 100%, ad oggi non è possibile, cioè è possibile se lo vuole fare, ma se lo deve pagare, cioè lo Stato ti paga fino all'80%, cosa che prima non avevi, cioè, e questa è stata una cosa che abbiamo lottato per averlo, non è stata una cosa facilissima, perché, e lo ripeto, se tu hai una casa che ha un grado di sicurezza del 20%, io ti restituisco la casa che avevi, e invece qui ti dico no, ti restituisco la casa che hai, più ti pago, obbligatoriamente me lo devi fare e te lo pagano i cittadini, i contribuenti italiani, ok? Poi se avrei avuto... va bene, io ho già risposto prima, però lei questo non l'ha fatta questa precisazione, questa la deve fare, cioè quando parliamo di diritti, se vogliamo essere credibili, vogliamo poi avere delle entrature vere, perché se no a un certo punto ci dicono sempre un po' a dormire, no, ti dice, no? E invece allora dobbiamo avere delle argomentazioni, le argomentazioni ce le siamo giocate in questa vicenda anche con Massimo Celente, che era vice commissario allora, e che io spero, che non ho mai pensato, anzi, sono sempre rammaricato del fatto che Massimo Celente non ha deciso di essere più il vice commissario, in questo ruolo secondo me avrebbe dovuto svolgere il ruolo di vice commissario, secondo me. Comunque lasciamo perdere questo, dottoressa Pezzopane, l'assessore Pezzopane, allora, vede, la differenza tra un sindaco, un assessore comunale e un presidente di regione, anche commissario della ricostruzione di 57 comuni, è che il sindaco, quando io sono stato sindaco di Teramo, di queste cose ne facevo decine, ne ho fatte, diverse al mese, andando a tutte le problematiche che c'erano in tutte le frazioni, e faccio il sindaco, e avevo fatto il sindaco, io faccio il presidente della regione, devo tener conto anche di tutte le problematiche della regione, perché qualcuno si lamentava che la regione non cresce, che la regione o cresce o non cresceva, perché oggi abbiamo qualche dato che ci dice che forse cresce più della media dell'Italia, ma lasciamo perdere, non ce ne frega queste cose qua, non ce ne fregano. La sanità prima era al default, stavamo anticipando il Minnesota, la Grecia, arrivavamo prima noi, oggi non lo siamo più, però lasciamo perdere, queste cose bisogna pure che le fate. È chiaro che io non posso avere il suo tempo nel confronto con la cittadinanza aquilana, non posso averlo, però non l'ho mai negato in questo senso, che a me fa piacere, ma io avevo l'impressione che in queste occasioni, più che un'occasione di confronto reale, come quello che stiamo facendo stasera, e io vi ringrazio, ci fosse invece una situazione, diciamo così, pregiudiziale, che avrebbe condannato me per qualunque cosa avessi detto solamente perché ero della parte politica avversa da quello che invece magari poteva pensare la persona. Ecco, adesso lo so. Vedete che lo sto dicendo, se no non lo dicevo, potevo evitare di dirlo, l'ho detto. Quindi questo credo che va ad onore vostro, della vostra partecipazione. Certo, poi ognuno in queste occasioni può dire tutto, il contrario di tutto, è giusto che accada.
accada. Noi siamo abituati alle contestazioni, siamo abituati a tutto, siamo abituati anche a essere eletti. Però quando nello stesso tempo ci contestano, alcuni altri ci eleggono. Questo è capitato da sindaco, è capitato da tutti, no? Anche Massimo viene contestato e poi magari viene eletto sindaco. Allora c'è la libertà, bellissimo, l'importante è che ci si rispetti e che si possa dire: io vorrei una sola cosa al comune, chiedo con... io non ho elezioni e quindi non sono influenzato con questo momento elettorale, so che voi siete influenzati dal momento elettorale e so che questa è un'azione di disturbo. Per quanto mi riguarda, no, dico, aspetta, no, io voglio parlare, io sono una parola normale, io voglio parlare come una persona normale. Voglio, sì, all'Aquila non la farò. Voglio semplicemente chiedervi una cosa. A me mi interessa solo una cosa, che quello che sento da parte del comune nei consessi ufficiali dove si prendono i tavoli importanti, dove si prendono le decisioni, le cose che si dicono lì poi devono essere le cose che si dicono fuori. Io solo questo vi prego, perché altrimenti da ora in poi mi devo portare un testimone mi devo portare qualche testimone da ora in poi. Secondo, leggi, mi chiede per la legge l'assessore Pezzopane. Io già l'ho detto, c'è stata una prima domanda, e la prima domanda è stata proprio questa. Io ho espresso delle perplessità e ho spiegato perché ho espresso delle perplessità. Naturalmente sto lavorando a migliorare anche quel processo, perché nulla chiede, no, che si possa migliorare, quindi sto lavorando, le mie strutture stanno lavorando anche ad un miglioramento di quelle cose, però tieni conto, tenendo conto del fatto che l'agilità delle decisioni è una cosa che dopo potremmo rimpiangere. Se invece ci fossero tasse di scopo, queste cose qua, io sono d'accordo, l'ho già detto, non ho difficoltà, penso che eri tu che mi hai fatto questa domanda sulle tasse di scopo. Lo so che non ti soddisfa, però è la mia opinione, rispettala come io rispetto la tua, ok? Per quanto riguarda la zona franca, questo è troppo tardi a dire questo. Guarda che di zona franca ne abbiamo parlato con Massimo Celente e con il comune da quando ne abbiamo cominciato a parlare, l'abbiamo installata insieme, questa era. Non è che dopo due anni uno di percorso se ne dice: ma questa non è, ma quello abbiamo lavorato. Se mi dicevate all'inizio non fare quella, non facevamo quella, ne facevamo un'altra, cioè voglio dire. Sì, ma io ti dico che ci sono le cose che abbiamo lavorato insieme, abbiamo votato insieme in consiglio regionale, maggioranza e opposizione, abbiamo votato tutti insieme, quindi quello è, sapevamo che cos'era quello. Io so qui che ci stanno delle persone che sono informate, no? È inutile, non le voglio indicare, che sono informate, e lo sanno che era questa. E adesso a distanza di due anni dire io l'avrei voluta diversa per svilire anche questo. È vero, Presidente, lei ha chiaramente... Vabbè, è la mia opinione. E la discussione è impari, lei al microfono rintuzza tutto, no, senza no. L'opportunità. No, guarda, io non rispondo quasi mai, io sono giornalmente destinatario di tutte le inadempienze di questa ricostruzione, di tutte, anche se non sono io a dover fare le cose, con continui comunicati sui giornali ai quali non rispondo perché non avrei il tempo di rispondere. No, non è così, l'abbiamo contato gli atti, non conta. Vabbè, ferrovie, gli si attribuiscono ferrovie. Il verbale, conclusioni di riunione del tavolo ferrovie del 21 giugno e del 6 luglio 2011, a cui ha partecipato anche il sindaco dell'Aquila. Eccolo. Ma non si è discusso. Antonio, leggiamolo. C'è scritto tutto. Leggiamo le decisioni. No, scusi, le dico... Senta, io le dico questo. Per me c'era il commissario... Lo consegno e ve lo vedete. Lo consegno, lo vedete, qui c'è. Ok, lo vedo. Per favore. Scusate, mancano, Presidente, mi scusi, mancano esattamente 10 minuti alla chiusura. Il Presidente ha gentilmente dato la sua disponibilità a venire, ma più ancora che questa disponibilità a tornare, il Presidente si farà carico di incontrare le istituzioni, in particolare i comuni e la provincia, per trovare posizioni comuni, perché ammetterete che è disdicevole qua davanti a tutti, no?
anche non me ne frega se c'è ragione chi vuole per il suo colone Cialente, mi interessa cosa non devo fare noi a finale domani mattina, grazie a Chiore, Cialente per domani insieme. Questo volevo dire, perciò non volevo fare un discorso politico. Allora, conclusioni delle riunioni del tavolo ferrovie del 21 giugno e del 6 luglio, ci sono stati due tavoli, ai quali hanno firmato, hanno partecipato. Silenzio. Il commissario vicario, il sindaco di L'Aquila, il presidente della provincia di L'Aquila, il vicepresidente del consiglio regionale, il consigliere regionale che erano presenti i consiglieri regionali. Questo è il nuovo tavolo, presidente. Sto dicendo quello di oggi, cioè quello l'ultimo. La notifica delle decisioni. Il sindaco dell'area omogenea numero 5, e allora perché mi critichi se lo sai già qual è la conclusione? La conclusione sono queste cose a cui ha partecipato il sindaco Cialente, e sono: realizzazione del collegamento veloce Scolpito Sassa San Gregorio San Demetrio attraverso la realizzazione di nuove fermate dopo le sostitutive per la soppressione di PL necessari per il miglioramento della mobilità generale nella città dell'Aquila, con la previsione di opere connesse a parcheggi di scambio nelle principali stazioni per un importo di circa 30 milioni. Interventi infrastrutturali per la velocizzazione della tratta Pescara Sulmona 5 milioni. Realizzazione e collegamento in Fune, a Fune, zona stazione centrale con ruolo università. E primo... Scusa, mi fai finire, che fa? Ma perché da là giri? Allora, quello che voglio dire, signori, allora, questo è, quindi penso che sia inutile attaccarmi se il sindaco non te l'ha detto, io che ci posso fare, quindi consegno anche questo. Ma mi hai attaccato su una cosa già rifinita? Ma no, non è così, non è così. Lo so che mi volete far comparire come il diavolo, il cerbero, il cattivo, l'assassino, non è così. Sociale, io do i documenti e non do le interpretazioni. Secondo aspetto, quindi sulle ferrovie la persona sta a posto, ok? Va bene, sta a posto. Secondo, arrivo. Allora, lei ha fatto la domanda sull'ospedale che io avrei distratto i fondi dell'ospedale, giusto? No, io ho detto, riportiamo l'ospedale all'Aquila, visto che l'abbiamo già detto, allora che parli, che parli, che parli, che parli, che parli, che parli. Certo, stanno facendo l'ospedale sono preparato. Allora, una battuta, ok? Scusa. Allora, scusate, cerchiamo di... è andata molto bene questa assemblea, quindi siamo veramente soddisfatti. Se vedete ogni tanto un po' il sudore, leggeriamo un po', che stanotte abbiamo finito il consiglio regionale e sono andato mezzo e mezza. Mi sono svegliato alle 6 perché alle 9 dovevo stare al CIPE, quindi se vedete un po' ogni tanto di calo di tensione, datelo, considerate per questo. Dunque, per quanto riguarda il sociale, poi arriviamo anche all'ospedale, il sociale noi abbiamo problemi di bilancio, voi sapete, non solo la regione, anche lo Stato, sapete in che situazione siamo, no? Sapete in che situazione sta l'America, la Germania, la Spagna, sapete. Allora, noi abbiamo un vantaggio, che avevamo, la regione aveva ricevuto delle donazioni per 10 milioni di euro. Bene, oggi è stata depositata una legge regionale che destina, concordato ovviamente, l'ha presentato il vicepresidente del Consiglio regionale, ma era stata concordata che destina questi fondi, ad eccezione dei 2 milioni e mezzo che erano donazioni modali, cioè donazioni vincolate, e mi riferisco al pronto soccorso pediatrico, mi riferisco a quelle cose, proprio alle attività sociali del comune. Sì, sì. Alle infrastrutture, io parlavo di attività di piano sociale. No, anche ci sono anche delle cose, ve lo lascio qui, la legge. No, l'ho contribuito a Appunto, siccome so che è anche concordato con il comune dell'Aquila, quindi come devo accelerare. Per quanto riguarda l'ospedale, vi dico, l'ospedale dell'Aquila devo accelerare. Allora, non è vero che ha detto che io ho distratto i 47 milioni di euro per le perdite, non è vero, non è vero, non posso fare altro che dire,
denunciatemi alla Corte dei Conti o alla Procura affinché questa cosa si possa accertare e voi possiate essere sicuri di questo. Nessuna fusione, la fusione, quando ci è stato detto che è stato utilizzato per altri ospedali, è falso, perché la fusione, questi sono entrati nel bilancio dell'AS dell'Aquila del 2009 quando ancora non c'era stata la fusione. Quindi vi assicuro che questa cosa è destituita di qualsiasi fondamento. Non l'avrei mai fatta, né l'avrei mai potuto fare, sarebbe stata una cosa molto grave, gravissima. Quindi è una cosa falsa che io non riesco, nonostante che l'abbia detto il direttore generale, hanno detto il collegio dei revisori, il ministro dell'economia, l'avvocato del ministro dell'economia, non riesco ancora, c'è gente che vuole credere a quello, crede a quello, basta, non c'è niente da fare. Sono 47 milioni di euro che sono nelle casse, ovviamente, della AS dell'Aquila, che ha ricevuto l'indennizzo per il terremoto. Quindi questi 47 milioni di euro sono lì. L'AS dell'Aquila li ha utilizzati per che cosa? L'AS dell'Aquila ha fatto un sacco di lavoro. No, signore mio. Più la Regione Abruzzo ha dato 35 milioni di euro all'ospedale dell'Aquila per le infrastrutture. L'ospedale dell'Aquila c'ha 80 milioni di euro di soldi, ve lo dico la verità, e se non è, ma perché vorrei dire la bugia in mezzo a tutte queste persone che un giorno, oh, io vi dico una cosa, io adesso faccio il presidente della regione, ma io so, e mi guida sempre questo discorso, che ammesso che il presidente della regione sia salire nella scala del potere, tutte queste cose, io so che quando tu sali le scale incontri le persone che incontri quando le scendi. Perché scendo? Lei è la presidente della provincia, non lo è più, sarà presidente della regione, non lo sarà più, cioè scenderemo. Per quale motivo devo dire le bugie affinché, cioè posso dire che sbaglio, posso fare le scelte sbagliate, posso fare degli errori, posso essere migliore su questo, ma io faccio il presidente della regione, ho fatto il sindaco, quindi le bugie non le dico, sia chiaro, le interpretazioni possono essere forzate, ma su queste cose qua no, sui 47 milioni di euro. Ma ovviamente X ed Xit ormai da quando c'è Aristotele, cioè l'ultimo che l'ha potuto dire è Aristotele, io non lo posso dire X ed Xit, quindi devo dimostrare. Scusa, chiedo scusa al Presidente Chiodi, io ho preso un impegno, l'Assemblea ha preso un impegno col Presidente e con la Segreteria. Presidente, lei ha due minuti, tornerà, ha due minuti per salutarci e per prendere l'impegno a tornare. Allora, l'impegno a tornare l'ho preso all'inizio, di fatto. Io penso che sia stata una riunione utilissima per me, spero anche per voi, e che comunque possa essere l'occasione per rendere possibile un confronto che non sia necessariamente mediato. Mi piacerebbe sentire, come facevo da sindaco, i cittadini, mi piacerebbe comportarmi, senza nulla togliere ovviamente ai ruoli del sindaco dell'Aquila e alla comunità aquilana, questo è il ruolo che deve fare il sindaco, però io, quando voi lo vorrete, con una cadenza che certamente deve essere bimestrale, trimestrale, perché dovremo avere degli, se no non abbiamo novità significative, possiamo continuare a farlo. Ma io non ho mai rifiutato il confronto con la comunità, perché io quando mi hanno invitato sono andato in consiglio comunale, sia chiaro, e il consiglio comunale, per come la vedo io in tempi normali, rappresenta la città. E io sono andato in consiglio comunale le volte che mi hanno chiamato e mi sono anche lamentato perché non mi hanno chiamato quasi mai, così come non mi hanno chiamato nelle trasmissioni l'anno zero, non mi hanno chiamato mai nessuno alle trasmissioni. Adesso comincio a volere un confronto diretto con i cittadini, perché non vorrei che su questa mia, direi così, presunta o comunque istituzionale voglia di fare incontri istituzionali nelle assise proprio che rappresentano le istituzioni, abbia trascurato quello che è il contatto personale. E questo contatto personale è probabilmente assente, che non c'è stato, è probabilmente causa di tante incomprensioni, ma anche di tante alimentazioni, di tante situazioni che non sono vere. Io posso sbagliare, ma non ho nessuna intenzione di non collaborare al massimo, perché il successo della ricostruzione dell'Aquila è il successo personale di un'esperienza per me straordinaria, quale quello di essere presidente della regione. Al Parlamento oggi conti molto meno che a fare presidente della regione, quindi lascia perdere, oggi il presidente della regione.
essere per Parlamento ci vai, oh, in bocca al lupo, grazie, e sarò qui presente ancora con voi. Bene, grazie, scusami, per due cose per favore. Vi chiedo scusa a tutti quelli che non hanno potuto parlare, ma ci sarà la prossima occasione. Al Presidente Chioni, nel ringraziarla della sua presenza, Presidente, con molta facilità o facilomeria si possono chiedere anche le dimissioni, eccetera, eccetera. Questa assemblea, questi cittadini le chiedono di governare questa situazione difficile, è un compito molto ben più alto e molto più importante. Grazie Presidente per la sua presenza.